Ieri non ha difeso anche oltre il limite del fallo in una maniera che definire perfetta è poco. Non ha neppure sfiorato il ferro, solo quella musica della retina. Francis anticipato fortissimo, arriva Bryant, deviazione di Kidd, Bryant sulla sirena, arriva il fischio arbitrale ed è un fallo di Jermaine O'Neal. Attenzione, Bryant finisce in lunetta ed è un fallo da tre tiri liberi presumibilmente. C'è ancora un secondo comunque. Soliti sospetti, Flavio. Kobe. E chi volevate che ci fosse? Quello che scrive i testi. Ha detto facciamo che Bryant fa 0 su 15 nei primi tre quarti e poi vince la partita. Ancora ricezione per Bryant, eccolo l'accoppiamento con Bellinelli, eccolo il tiro ed eccolo il canestro, il primo della partita. Ossia incrocio sul lato del post basso, Bryant manda per aria l'uomo, se lo fa cadere addosso, segna, subisce il fallo segnalato da Malloy. Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. Questi due attacchi però sarebbero da lavagna, Flavio. Primo è un pinch post con ricezione al gomito e secondo me è una magnifica conclusione, poi un eccellente attacco per servire in situazione dinamica, due magnifici tagli, poi improvvisamente lui prende ritmo. E perché siete stupiti che dopo l'ultimo ingresso in partita sarebbe stato questo? Nelle mani di Kobe, isolato contro Jared Jack, lavora, prende il tiro da tre e ovviamente lo segna perché l'autore sa bene quello che fa. Ogni volta che Bryant senta l'ipotesi di potersi migliorare, se l'argomento lo attrae, ti ascolta. Da una finale all'altra ha cambiato totalmente il suo gesto di tiro. Per uno con questo stipendio, questi risultati e questo status, direi che è una lezione che va al di là di una vittoria o 10 vittorie o 4 anelli che potrebbero diventare 5. E guardatelo questo nuovo stile di tiro, il rilascio della palla molto più in alto, l'uso dell'indice e del medio. Ha molta più sicurezza, sembra imbarazzante dirlo, anzi è imbarazzante dirlo. Seguite la rotazione della palla, come direbbero in America, new and improved, nuovo e migliorato. Nuovo e migliorato veramente, molto più veloce, la palla parte da più in alto, non scende, quindi guadagna in termini di tempo, fa molta meno fatica perché non deve alzare quel pallone e soprattutto quella posizione gli permette di inquadrare dalla finestra cosiddetta degli avambracci molto meglio il canestro. Ma la cosa incredibile è che tutto questo nasce da un infortunio, nasce dalla cosiddetta avulsion fracture, la frattura subita l'11 dicembre al dito.